Per il recupero della 23esima giornata al Civitella e Granata ospitano la Vastese, padroni di casa con lo stesso 11 di partenza messo in campo contro un'altra abruzzese, il Pineto, nel turno precedente. Pejic in cabina di regia, in avanti l'argentino Amaia affiancato da Sapone e Tankulic. Gli adriatici si presentano in completo bianco, schierato da mister Silvio D'Adderio con l'identico 4-3-3. Il faro del gioco è l'esperto Obodo. Il tridente d'attacco è formato da Martiniello, Mamona, Martinez, 5 reti a testa in questo torneo per ognuno di loro. Dirige Piero Marangone della sezione di Udine. Dopo meno di un quarto d'ora i locali perdono per infortunio Tankulic e Nicolopoulos, per D'Ercole e Litterio costretti ad entrare a freddo. Da Costa su punizione scalda le mani a Di Rienzo che non si fida della presa e allontana. Capovolgimento di fronte, Martinez assist al bacio per Martiniello, inzuccata e spedita in angolo con bravura da Caputo. L'Olimpia ha difficoltà ad organizzarsi dopo i due cambi forzati. Gli ospiti affondano a sinistra con Mamona, Martiniello impatta male la sfera. Obodo pesca sempre Martiniello su punizione, il centravanti appostato sul secondo palo si esibisce in perfetta acrobazia. La sfera sibila l'incrocio dei legni. Da Obodo a Altobelli, destro dalla distanza. Caputo ricaccia in angolo la stoccata. Gli assalti della Vastese trovano il meritato vantaggio con Diarra, un ex. Appostato in area piccola, sfrutta la torre di testa di Obodo e gonfia la rete. Nulla può Caputo. Agnonese in sofferenza, poco movimento in fase di possesso palla e spesso in balia della Vastese, superiore in ogni zona del campo nei primi 45 minuti. Nella ripresa gli abruzzesi si presentano con Monza in mediana per Diarra. 60 secondi e l'Olimpia esce bene sul binario di sinistra, da Costa per Amaia che perde l'attimo giusto nel confronto con Di Rienzo nel cuore dell'area. Amaia, poco incisivo, regala palla a metà campo, ripartono gli ospiti con l'indemoniato Mamona. Spreca incredibilmente Martiniello da ottima posizione, Vastesa vicino al 2-0 al 17esimo. Palla a giro dalla mattonella di Obodo, Caputo si distende ma la palla esce di poco al lato a metà ripresa. Si sposta in avanti il centrale di difesa ospite Di Filippo. L'intervento di Caputo non è esteticamente ineccepibile, ma evita la capitolazione. La Vastese torna a pressare il Granata. Alla mezz'ora discesa sontuosa del centrocampista Di Prisco, rasoterra di un niente fuori misura, Caputo è graziato ancora una volta, Molisani in apnea. Occasionissima Agnonese a 10 minuti dal termine, se la crea grazioso all'interno dell'area, il piattone a giro scavalca Di Rienzo ma impatta sulla traversa, si resta sullo 0-1. I locali giocano il tutto per tutto nei minuti conclusivi, tengono botta Altobelli e Di Filippo. Dopo 3 minuti di recupero il fischietto Marangone manda le squadre negli spogliatoi. La Vastese si porta a casa i 3 punti, tardiva la risposta sul campo dell'Olimpia, costretta ad ingoiare un altro boccone amaro.